Salve a tutti e benvenuti nel primo di una serie di appuntamenti in cui parleremo delle funzionalità di GM3D, un software realizzato da JostWrue per la modellazione BIM geologica e geotecnica, il quale tramite algoritmi di modellazione 3D è in grado di ricostruire il modello stratigrafico tridimensionale del sottosuolo. In questo primo appuntamento vedremo come costruire o importare superficie topografica e sondaggi, come costruire il modello 3D e infine come esportare risultati in PDF, DVG o DXF. Per prima cosa, vediamo come lavorare sulla superficie topografica. È possibile lavorare sulla superficie topografica importandola tramite un file di testo, un file CSV o GMT, oppure inserendo manualmente i punti. Per importare la superficie topografica è possibile selezionare il file da importare e trascinarlo sul nodo topografia, oppure cliccando con il pulsante destro sulla tabella dei punti e quindi su Importa superficie topografica. Una volta caricato il file, verrà richiesto di specificare il formato delle coordinate. Per una questione di fluidità, è consigliato lasciare spuntata la casella Traslazione degli assi, impostazione che avvicina la superficie importata all'origine locale del sistema di riferimento. Cliccando su Continua, verrà disegnata la superficie scelta. L'inserimento manuale dei punti può avvenire cliccando con il pulsante destro e quindi su Aggiungi punto e di conseguenza inserendo le coordinate X, Y e Z del punto ed eventualmente una nota. Ogni punto inserito può essere modificato o eliminato, cliccando con il pulsante destro sul punto, quindi su Remove o Modifica. Le stesse operazioni possono essere effettuate tramite la tabella, che viene visualizzata cliccando sul nodo Topografia, e successivamente su Aggiorna punti. Per ricavare una superficie topografica, possiamo scegliere di utilizzare il JostWrue Map, una delle JoApp messe a disposizione da JostWrue. Per farlo è sufficiente collegarsi a JostWrue Map, individuare il luogo per il quale si vuole ricavare la superficie topografica e scegliere i punti da esportare. Un metodo per farlo, oltre a selezionare i punti singolarmente, è quello di scegliere due punti, cliccare su Calculation, selezionare Mesh e scegliere quindi il numero di righe e colonne della griglia di punti che si intende realizzare. Una volta visualizzata la griglia, possiamo scegliere se esportarla o aggiungere manualmente altri punti. A questo punto, cliccando su Export, possiamo scegliere il formato di esportazione delle coordinate dei punti e salvare il file. La superficie esportata può essere importata in GM3D come visto in precedenza. Dopo aver caricato la topografia, è possibile fare un controllo sui punti della superficie cliccando su Controlla topografia. Con questa opzione la superficie topografica, se necessario, verrà corretta al fine di ottimizzare il modello 3D. Anche in questo caso sarà poi possibile eliminare, aggiungere e modificare i punti della superficie importata. La creazione, modifica e importazione dei sondaggi è gestita in maniera abbastanza semplice. Iniziamo con il vedere come crearne uno. Per farlo possiamo scegliere Aggiungi sondaggio facendo clic sullo spazio, eventualmente sulla superficie topografica, oppure sul nodo sondaggi. A questo punto, nel menu dettagli, dovremo andare ad inserire il codice sondaggio, ovvero il nome che verrà visualizzato, una descrizione, le coordinate del sondaggio e nella tabella stratigrafia i vari strati di terreno, inserendo la profondità progressiva degli strati e per ogni strato scegliere il tipo di terreno. Cliccando su Applica verrà costruito il modello 3D del sondaggio. Ad ogni sondaggio possono essere attribuiti i risultati di una prova in sito. Per farlo basta cliccare sul sondaggio, scegliere Aggiungi risultati prova, successivamente Importa e a questo punto il grafico della prova verrà visualizzato nel menu dettagli e accanto al sondaggio. Per importare uno o più sondaggi è sufficiente fare clic sul nodo sondaggi e scegliere Importa sondaggio da file EDP. Quindi selezionare i sondaggi da importare e fare clic su Apri. Ma come visto anche per la superficie topografica è possibile trascinare uno o più file EDP sul nodo sondaggi. Se si importa un numero di sondaggi maggiore o uguale a 3, i punti in testa verranno collegati automaticamente e verrà creata la superficie topografica. Una volta importati i sondaggi è possibile modificare la superficie inserendo i punti manualmente, facendo clic sulla superficie, nello spazio circostante, oppure attraverso la tabella o importando il file della superficie topografica. Per Una volta importati o creati, i sondaggi possono essere spostati o modificati. Ad esempio, cliccando su un sondaggio e scegliendo Sposta sondaggio, possiamo scegliere il piano su cui muoverlo e spostarlo. Una volta nella nuova posizione, verrà aggiornata automaticamente anche la superficie topografica. Un sondaggio può essere anche copiato o incollato, quindi facendo clic su Copia sondaggio e poi su Incolla sondaggio per incollarlo in un punto generico o su Incolla sondaggio su punto se lo si vuole incollare in un punto specifico della superficie topografica.
Ovviamente i sondaggi possono essere esportati, modificati e rimossi. Per modificare un sondaggio possiamo selezionarlo dal modello 3D o dal menu Workspace e cambiare le impostazioni del menu dettagli. È possibile modificarne il nome, la descrizione, la posizione o aggiungere, modificare e rimuovere gli strati. Torniamo agli esempi utilizzati fino ad ora e proviamo ad importare superficie topografica e sondaggi e a creare il modello 3D. Per prima cosa, anche se non necessaria, importiamo la superficie topografica. Notiamo che in questo caso la topografia in questione è stata esportata tramite GM3D, per cui non sarà necessario lasciare spuntata la casella traslazione degli assi. Una volta importata la topografia, importiamo anche i sondaggi e clicchiamo su Genera modello 3D. A questo punto notiamo che nel menu Workspace è stata creata la cartella strati, che contiene le informazioni relative ad ogni strato 3D. Selezionando i vari strati, questi verranno evidenziati nel modello 3D, mentre nel menu dettagli potremo impostare e visualizzare i parametri geotecnici di ogni strato. Cliccando su bordi possiamo scegliere se visualizzare o meno i bordi del modello, mentre con trasparenza possiamo rendere trasparente il modello. Cliccando su Mostra superfici 3D sarà possibile visualizzare le superfici dei vari strati di terreno. Da dati generali, magari in relazione alle dimensioni dell'area di interesse, possiamo scegliere se aumentare o diminuire le dimensioni dei sondaggi. Una volta creato il modello, cliccando su Sezione, potremo tracciare delle linee lungo le quali andremo a creare delle sezioni del modello. Un altro modo per effettuare le sezioni è cliccare su Clip, il che genererà un piano attraverso il quale potremo vedere all'interno del modello. Trovato il punto in cui vogliamo effettuare la sezione, possiamo cliccare su Cattura sezione. Per visualizzare le sezioni create, possiamo cliccare su Mostra sezioni 3D. Inoltre, selezionando uno strato dal menu Workspace, possiamo visualizzare il 3D del singolo strato, o ad esempio il singolo strato e le sezioni tracciate. Per visualizzare le sezioni singolarmente, possiamo cliccare sulle singole sezioni all'interno della cartella, oppure con il pulsante destro e scegliere Visualizza sezione 2D. Infine, il modello realizzato potrà essere salvato cliccando su Salva con nome. Una volta creato il modello, possiamo esportare qualsiasi vista in formato PDF. Per creare ad esempio la tavola per una sezione, possiamo passare alla visualizzazione 2D della sezione e dalla barra Home cliccare su Stampa in PDF. A questo punto verrà generata automaticamente una tavola della sezione in formato PDF. La stessa operazione può essere effettuata per qualsiasi altra vista del modello. L'intero modello, così come le singole sezioni, possono essere esportate anche in formato DVG o DXF. Ad esempio, per esportare il modello in DXF, clicchiamo su Esporta in DXF dalla barra Home. Dopo aver salvato il file in DXF o DVG, possiamo aprirlo in diversi software. Ad esempio, possiamo aprirlo con AutoCAD e passare ad una visualizzazione tridimensionale. Possiamo scegliere di passare ad uno stile di visualizzazione tale da poter meglio apprezzare il modello. E notiamo che insieme al modello sono stati esportati tutti i layer collegati a tutti gli elementi presenti. Quindi si avrà un layer per i sondaggi, un layer per ogni strato, uno per ogni sezione e così via. In questo primo appuntamento abbiamo visto quali sono le caratteristiche generali di GM3D. Ovvero come elaborare la superficie topografica, quindi come ricavarla attraverso GeoStruMap e come costruirla all'interno di GM3D. Abbiamo visto inoltre come costruire sondaggi e come importarli utilizzando dei file in formato IDP, ovvero un noto formato di interscambio dati GeoStru che consente l'esportazione e l'importazione di dati relativi a prove statiche, dinamiche e geofisiche. Infine abbiamo visto come realizzare un modello 3D e come esportare gli elaborati in PDF, DVG e DXF. Nei prossimi appuntamenti cercheremo di approfondire altri aspetti e funzionalità di GM3D, come ad esempio l'importazione e la elaborazione della falda, l'importazione di strutture 3D, nonché l'esportazione dei modelli nei formati Standard BIM, IFC e AGS. Grazie a tutti per l'attenzione e al prossimo appuntamento.